Avanti, entra, non ti mangio mica. Sei sicuro di non volere una bibita? No, grazie, solo un po' di acqua. Niente zucchero, eh? Perché dovrei prendere qualcosa che al mio corpo non serve? Ancora con la questione del corpo? Prego, siediti. Quindi, sei un culturista. Quanto ti alleni? 4-5 ore al giorno. Puoi aspettare solo un minuto? Voglio registrare tutto quanto. Registrare cosa? Tu sei un freak, giusto? Se ti alleni 5 ore al giorno, voglio sapere tutto quanto. Ok, quando vuoi. Spegnilo. Spegni quell'affare. Io non sono un freak. Scusa, non volevo offenderti. Ok. Niente registratore. Volevo solo parlare, tutto qui. Puoi parlarmi di te senza il registratore? Davvero, sono curiosa. Quanto spesso ti alleni? Tutti i giorni. Vuoi farmi vedere come sei fatto? Ti va? Se non vuoi parlare, almeno fammi vedere qualcosa. Ok. Qui non si scherza. Non ho mai visto nulla del genere. Da vicino, intendo. Non ti alleni alla leggera, come quando ti ho visto correre. Oh no. Ci alleniamo fino a che fa male. Ma perché lo fai? Qual è il motivo? Vuoi vederlo davvero? Sì. Prometti di non ridere? Perché certe persone non capiscono. Te lo prometto. Ok. Hai dell'olio idratante? Si vede meglio con l'olio. Sì, certo. A molte persone non piace il culturismo, perché non ne comprendono il significato. Ma se lo capissero, piacerebbe anche a loro. È una splendida filosofia di vita. È uno sport salutare. Ed è una forma d'arte. Alcune persone pensano che siamo degli scultori. Non con l'argilla, ma con i nostri corpi. Perché scolpiamo i nostri stessi corpi. C'è tanto da sapere sul culturismo. Ok. La prima posa è la front lat spread. Scusami, ma è talmente ridicolo. Mi hai detto di farti vedere. Perdonami, mi dispiace, non volevo ridere. Sei come tutti gli altri. Ehi, ti ho chiesto scusa, non volevo ridere. Ma lo hai fatto. Pensi che sono ridicolo? Pensi che sono ridicolo? Però devi ammettere che quando ti metti così sembri proprio uno scimmione. Some big ape or something. Stop that! Stop this! That's not like it! That's beautiful! That's what the body's supposed to look like! Sveglia, sveglia. È ora di allenarsi. Prometto di non essere così duro con voi, ma allenatevi. La flessibilità è importante tanto quanto il lavoro con i pesi. Avanti. Inspiriamo. Alziamo le braccia. E giù da un lato.
Ora saliamo e giù dall'altro lato. Comunque, oggi mi sento molto flessibile. Posso essere fiero di me stesso. Pedalavo con una ruota a terra. Hast du es schwerer gemacht? Nein. Ich weiß nicht, ob ich auch noch schwerer gemacht habe. Ich weiß nicht. Ti alleni o ti guardi allo specchio? Lascia che ti dia qualche consiglio. Certo, così ogni volta mi aggiungi del peso. Guarda con ogni serie il tuo deltoide cresce. Fantastico, proprio come ai vecchi tempi. Sei tutto gonfio, Franco. Spingi, continua a spingere. 3, 4, 5. Bene. Franco è l'unico che conta fino a 9. Franco, questo è l'appartamento. Nel 1969, la nostra prima casa in America. Vivevamo giusto qui. Sì, quella finestra. Un appartamento con una sola stanza. Tu dormivi sul divano e io nella camera da letto. È così che vivevamo i primi anni. Qui è cominciato tutto.